Allora, Francesco Massaretti, direttore generale di questo Nautilus, allora la salvezza, da quando abbiamo presentato questa squadra, da quando abbiamo sofferto durante la stagione, è arrivata la salvezza matematica, no? Sì, finalmente era un obiettivo stagionale che ci eravamo posti sin dall'inizio dell'anno, l'abbiamo raggiunto in una giornata d'anticipo e siamo molto soddisfatti. C'è un po' di rammarico per quello che poteva essere e non è stato, però diciamo era anche un pochino di inesperienza della categoria che ci ha dato un bagaglio da sfruttare anche il prossimo anno per cercare di raggiungere obiettivi più importanti. Adesso c'è da giocare solo l'ultima partita e poi si va a riposo per la Cina. Sì, adesso abbiamo l'ultima trasferta da non sottovalutare, anche perché diciamo i mister la prepareranno come sempre al meglio, anche i giocatori daranno il massimo dell'ultima partita e ci andremo a fare quest'ultima trasferta sperando in un risultato positivo per chiudere al meglio questa stagione. Abbiamo un risultato ancora in discussione, ancora controllativo, giusto? Sì, abbiamo un reclamo in corso per quanto riguarda la partita con il Latina. Noi abbiamo esposto le nostre ragioni al giudice sportivo, Latina ha ribadito le proprie, vediamo il giudice sportivo cosa deciderà, vedremo se abbiamo richiesto, se il giudice proporrà per la ripetizione della partita o per la vittoria nostra oppure rimarrà risultato così. C'è stato comunque uno svantaggio che noi abbiamo subito, quindi vediamo come si comporterà gli organi, atteniamo con fiducia l'esito della giustizia sportiva. Ricordiamo, è stato clamorosamente un errore tecnico, quindi giustamente sì, noi abbiamo ripeto esposto le nostre ragioni, è tutto scritto nel ricorso che abbiamo presentato qui al giudice sportivo territoriale e vediamo cosa deciderà. Sì, c'è stato comunque un palese svantaggio che abbiamo subito, però vediamo un attimo come diciamo atteniamo l'esito del giudice. Non mi voglio sbilanciare sull'argomento, anche perché meno se ne parla meglio, sinceramente. È un argomento completamente inutile adesso, perché discutere il 27 dopo che è tutto definito. Sì, ma non nasce, allora io questo lo voglio chiarire, non nasce da un'esigenza di classifica di punti, ma semplicemente perché c'è stato un vero e proprio, abbiamo subito una lesione in tutto e per tutto, quindi noi siamo per i principi della realtà dello sport e per i principi del rispetto delle regole. Noi questo abbiamo chiesto, né di più né di meno, al di là del risultato, noi vediamo soltanto che siamo trattati come tutti quanti le altre società nel rispetto delle regole. L'esperienza di questa CIUR per la squadra, che cosa ha fatto capire? Ci vuole una rosa vasta? Sì, allora i ragazzi sono cresciuti molto, tutti quelli che abbiamo incontrato ci hanno detto la stessa cosa, che meritavamo qualcosa di più, anche secondo noi meritavamo qualcosa di più, però ripeto, noi ci eravamo prefissati questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto e siamo contenti, poi faremo tesoro di tutta questa stagione per prepararci al meglio per la prossima. Quindi sì, ci vorrà una cosa ampia, ci vorranno degli innesti, speriamo che il gruppo rimanga lo stesso e poi vediamo che cosa succederà la prossima stagione. D'accordo, buon calore e buona Pasqua. Grazie a tutti.